stata una partita negativa. Salernitana batte Pescara 2-0, la cosa più brutta proprio all'inizio, l'approccio dei biancazzurri, un approccio che ha permesso alla Salernitana di poter giocare tutte le seconde palle spizzate da Djuric dentro l'area di rigore del Pescara. Da una di queste è nata subito al settimo, dopo la parata di Fiorillo su Capezzi, le ha mandato la palla in corner, il gol di Gondò che in di piatto sull'assist appunto di Djuric ha mandato la palla in rete. Il Pescara poi piano piano ha provato ad alzarsi un po', a non concedere più campo, ma una brutta palla persa da Seter ha permesso a Cicerelli di trovare il raddoppio e la partita sostanzialmente è finita lì, perché poi Breda ha capito di dover cambiare un po' il sistema di gioco, ha richiamato subito Jarozyski per inserire Macin, passata alla linea difensiva a 4 con più fantasia in fase offensiva. Il Pescara ha avuto alla fine 67% del possesso palla, ma a conti fatti ha avuto solo due opportunità per riaprire la partita nel secondo tempo, prima con Galano, occasione clamorosa con Galano che imbeccato da Seter ha sostanzialmente appoggiato il pallone al proprio portiere, e poi con lo stesso Galano, questa volta bravo di testa sull'invito di Nzita a mandare il pallone di un soffio alle spalle alla sinistra della porta difesa dell'estremo difensore della Salernitana. Partita poi sostanzialmente senza emozioni, debutto di Odgaard al 35esimo con il ritorno anche di Asensio, apprensione per quello che è successo nel finale, perché Galano è caduto male, problemi alla gamba destra, non è riuscito ad uscire da solo dal terreno di gioco, il Pescara aveva oramai finito le sostituzioni, ma sarà un infortunio da valutare nei prossimi giorni. Alla Rechi, Salernitana batte Pescara 2-0, Pescara condannato dal primo quarto d'ora, secondo me regalato come approccio alla Salernitana.